Braciole post-operatorie, braciole post-operatorie. Giovanni, come va? Si tira avanti. Si tira avanti. L'intervento è andato bene, vero? Per il momento. Per il momento sì. Si pensa che sia andato bene. Beh, meno male. Meno male. Quindi Giovanni non è rimasto sotto i ferri. No. Aspetta. Tutto bene, mi raccomando. E viene viziato costantemente, certo. Non soltanto da noi, questo infatti ci fa piacere. Per ora ancora le freddo, domani te le tolgono. Sì, vabbè, le freddo sono antibiotici, quelli li faccio tutti i giorni, ma oggi ce l'ho di più perché comunque ho bisogno di sali, acqua. Grazie a chi continua a scrivere e ad incoraggiarci in generale, anche perché, come disse quello, pomari pomari, sono dopo. Sono che amari. Dopo, ora ancora. Siamo qui, coccolati, in ospedale, poi probabilmente staremo in una struttura di fisioterapia e di riabilitazione. Eh? Però vederlo che è costretto a stare tranquillo. È uno spasso. È impagabile, veramente, è impagabile. Che cos'è? Che cazzo devi andare? No, con il comito, guarda. Con il comito. Matti, va bene, ragazzi. Attino sono andato per il piede ieri. Oggi è ancora ha accusato il colpo e voleva vendicarsi con me, quindi per piacere. Ti puoi vendicare massa tranquillamente. Lo so. Ma tutto a tempo debito. Lo farà quando mi farà diventare un castrato, capito? Come l'agnello. Dai, non se lo chiedo. Ragazzi. Come dice Lello, non se lo chiedo. Continuate a starci accanto, certo. Perché siamo solo all'inizio, cioè, all'inizio. Però stavo per fare la battutaccia, cioè, aspetta. Allora sabracio. Aspetta, sta fe. Ecco, sta sotto i ferri. Oh Madonna santa, Giovanni, ce ne andiamo. Ciao Giovanni. Ciao, tu non stai bene di cervello, Tino.